Siamo qui con Michele Pascucci, capitano dell'FC Cavour, e Lorenzo Colantoni dell'FC Ira. La partita tirata, tesa, ma comunque bella. Termina 3-2 per l'FC Ira. Le vostre considerazioni a fine match? Partiamo da Michele. Partiamo da me. Della sconfitta nel derby. Abbiamo cercato di giocarcela fino all'ultimo, ma l'espulsione ci ha tagliato le gambe alla fine. Forse loro tecnicamente erano superiori a noi, però noi ci avevamo messo il cuore fino alla fine. È andata così. La prossima volta faremo peggio, cioè faremo meglio e faremo peggio per loro. Allora, secondo me è stata una partita molto combattuta sul piano fisico, che è stata palesemente decisa da episodi. Secondo me era una partita che appunto sarebbe stata decisa per forza degli episodi, però noi abbiamo avuto la meglio grazie anche ai consigli del nostro mister Fabiano Sfratato. Che salutiamo, grande Fabiano. Che quindi comincia con una vittoria. Esatto, iniziamo bene, speriamo di... Obiettivi stagionali a questo punto? Obiettivi stagionali, noi giochiamo per vincere, ora bisogna un attimo trovare gli equilibri per poi andare avanti e vincere. Michele, voi invece è il secondo anno che partecipate, l'anno scorso siete state la rivelazione del torneo, quest'anno infatti probabilmente avete la tifoseria più numerosa tra le squadre. Il vostro obiettivo per quest'anno? Il nostro obiettivo è vincere come al solito, come sempre. Giocheremo al massimo, abbiamo sempre fatto l'anno scorso, dando sempre il 100%. Ringrazio i nostri tifosi che ci hanno accompagnato in questa partita. Si vincerà. E comunque la strada è lunga, vi auguriamo in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima. Crepi. Ciao ragazzi.